Inizio d'anno in fiamme per Castellammare di Stabia. A farne le spese, un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Santa Maria dell'Orto e due autovetture in via Annunziatella. Primo intervento per le forze dell'ordine in questo nuovo anno, però, è stato presso il distaccamento dei vigili del fuoco proprio a Castellammare in via Virgilio. I caschi rossi sono stati costretti ad allertare le forze dell'ordine perché dai palazzi intorno c'erano persone che sparavano fuochi ed i residui cadevano proprio all'interno dello spiazzale del distaccamento. Nessun danno. Poco dopo i caschi rossi sono stati chiamati per un incendio abitazione in via Santa Maria dell'Orto, sempre a Castellammare. Un appartamento all'ultimo piano di uno dei palazzi del centro ha preso fuoco. In poco tempo le fiamme hanno distrutto tutto l'esterno dell'appartamento, di proprietà di un noto imprenditore stabiese. Ad intervenire sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco stabiesi, anche due squadre da Napoli ed un'altra da Sorrento. Al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno, fortunatamente. I carabinieri, impegnati a supporto dei vigili del fuoco, hanno evacuato per sicurezza il palazzo. Non si registra nessun ferito, né all'interno dell'abitazione andata a fuoco né all'interno del palazzo. La notte di fiamme è proseguita poi con l'incendio di due autovetture in via Annunziatella. Ignoti hanno abbandonato molti pacchi ormai esplosi di cosiddetti colpi in aria, che, a quanto pare, sono andati in autocombustione perché ancora caldi e le fiamme poi si sono propagate alle vetture. Anche in questo caso nessun ferito, ma ci saranno due famiglie stabiesi che come proposito per il 2021 dovranno comprarsi una vettura nuova.